Automiglior Gas, dal 1961 professionalità e serietà nel settore della vendita al dettaglio di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione a marchio IP. Automiglior Gas è in via Pietro Tuzzi a Perugia, con servizio carburanti e lubrificanti per autotrazione tradizionali, AdBlue, GPL e metano gassoso CNG, autolavaggio con operatore e self. Automiglior Gas offre un servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con personale addetto e postazione defibrillatore semiautomatico esterno con operatori abilitati. Bar, tabacchi, tavola calda 24 ore su 24. Vieni a provare i nuovi carburanti IP Optimo Benzina e Optimo Diesel, progettati per ridurre i consumi, l'impatto ambientale e aumentare le prestazioni dei motori. Se hai cura della tua auto, scegli Automiglior Gas. Non credete alle imitazioni. Cerguti è unico da oltre 25 anni. Se anche voi vi alzate stanchi e indolenziti, attenti all'insegna. Cerguti è materassi e reti ortopediche vere. Esclusivista per l'Italia Bico, azienda svizzera specializzata da oltre 150 anni. Concessionaria Simons, Bedding e Falò. Cerguti realizza piumoni di altissima qualità, non riciclati, ungheresi e siberiani. Poltrone massaggio, relax e alza persone. Cerguti, via Segoloni 12, Ponte San Giovanni, Perugia. Possibilità di finanziamenti a tasso zero, TAN e TAEG zero. Eccoci qua, eccoci trovati nel nostro appuntamento del lunedì con Sport Perugia TV, l'occasione per parlare delle sorti del Perugia Calcio, Perugia che vince nella vigilia di Pasqua in casa della Virtus Verona e lo fa con un rotondo 3-0, una delle trasferte giudicata come molto insidiosa alla vigilia, ma il Perugia ha dato delle risposte importanti in trasferta che insomma si è dimostrato essere un pochino il tallone d'Achille di questa stagione. Per farlo questa sera abbiamo con noi il nostro Roberto Arcangeli che torna a salutarci. Buonasera, buonasera a tutti. Vedo delle maschere inquietanti dietro di te, spero che non le indosserai durante la nostra diretta, speriamo. Il nostro direttore Andrea Sonaglia e diciamo subito che è in punizione perché se abbiamo fatto qualche minuto di ritardo è per colpa della sua connessione. Ciao Andrea. Ciao Nicolò, ciao. Stasera vi perdono, mi avete cazziato abbastanza, però va bene. Occhio ragazzi, occhio. E poi abbiamo una voce autorevole. Assolutamente, quindi massimo rispetto, se no veramente ci taglia tutto. E poi abbiamo una voce autorevole del tifo biancorosso, anche conosciuta del Centro Coordinamento Perugia Clubs, Stefano Mortini, grazie per aver accettato l'invito. Grazie, grazie, ma tanto autorevole, no? Mica tanto. Perché no, dai. Non hai tanti appassionati, questo è vero, però va bene, grazie, buonasera a tutti. Io partirei per motivi di ospitalità proprio da te e ti chiederei subito un parere sul momento del Perugia, perché andiamo un pochino a livello di umore sulle montagne russe, dopo il recupero di Fermo c'era un po' di scoramento, ho letto anche sui social, nella tifoseria, la gara contro Virtus Verona, poi nella serata la sconfitta del Padova nel big match contro la Triestina ha riacceso un pochino di speranze, ti chiedo un po' un giudizio su questo. Ma guarda, questa altalena di giudizi che anch'io leggo, che tutti noi riscontriamo,
è forse figlia di purtroppo di queste annate, di questi ultimi periodi. Quindi io dico che in questo momento il tifo a Perugia soffre un po' di schizofrenia, quello che sto vedendo, perché si passa da giudizi estremamente positivi a livello, chiaramente questa è una disamina da una parte della squadra, poi se vogliamo entrare in altri argomenti io mi riferisco al quadro tecnico, e quindi si passa da giudizi estremamente opposti solo per il cambio di risultato, e questo non va bene. Chiaramente mister è il migliore del mondo un mese fa, adesso è diventato uno che magari ha fatto tanti errori, i giocatori la stessa cosa, quindi in questo momento la tifoseria, io parlo in genere, è un pochino sconquassata, un pochino, ecco, elettrizzata, diciamo così, dalla situazione, perché purtroppo sono anni che accumuliamo situazioni spiacevoli, alla fine qualsiasi cosa succeda siamo un pochino fuori, diciamo, dal un attimino fuori lucidità, diciamo così. Però va bene il fatto che, diciamo, i punti fermi sono che il Perugia è una bella squadra, è una buona squadra per questo campionato. Non so se lo vinceremo, però ci dobbiamo provare, e quello che ha detto il mister di crederci fino alla fine è sicuramente importante, perché queste quattro partite ce le dobbiamo giocare, ma poi eventualmente abbiamo anche un altro pezzo di campionato che è importante. Quindi io non vedo, cioè, forse lo so se 20 anni fa avrei detto le stesse cose, però in questo momento bisogna tenere la barra dritta. Poi ho fatto anche un post su Facebook, mi piace scrivere perché poi si vedono gli umori, la gente scrive, cioè, si degli altri, però in questo momento dobbiamo fare solo una cosa: concentrarci per quello che possiamo noi da tifosi. Poi, nel senso, vi dico anche un aneddoto, oggi parlavo anche col mister, due scambi di due battute, mister piace molto venire a Passignano, quindi io sono di Passignano, ogni tanto ci scambiamo delle battute. In questo momento è il caso di tenere la barra dritta su un obiettivo, che è quello o del primo posto o eventualmente dei playoff. Ma continuare a dire ma se avevo vinto là, se avevo pareggiato qua, ma se qui, se là, ma ragazzi, alla fine dell'anno tutte le squadre hanno qualcosa di cui rammaricarsi. Padova può dire se avevo pareggiato a Matelica, cioè, adesso non è il momento questo. Allora, abbiamo capito quali, diciamo, è stato il nostro percorso, si sono capiti sicuramente gli errori, probabilmente molti della società anche quest'anno, perché la società ha sempre viaggiato con la stessa, sulla stessa lunghezza d'onda degli altri anni. Io dico purtroppo, perché poi alla fine se si voleva cambiare qualcosa un po' dicevano, perché lo sappiamo tutti, poi magari ne possiamo parlare, però cioè, continuare a dire questo non andava e il portiere andava cambiato, cioè, non serve a niente, serve solo a buttare benzina su un ambiente che è già infuocato di suo. Mi fermo. Mi sembra di capire comunque sia il tuo giudizio sul campionato del Perugia, al di là, insomma, di queste altalene, può essere fino a questo momento positivo. Io dico sempre, anche ricordandoci da dove siamo partiti. Ma io mi permetto solo un ultimo inciso, è che, ragazzi, una cosa che non bisogna dimenticarci, oltre a tante altre situazioni, ricordate, nel calcio vince chi sbaglia meno, non chi è più bravo. Questo è una cosa che ricorrerà sempre. Chi sbaglia meno vince, non il più bravo. Ma noi ricordiamoci che quando gli altri iniziavano la preparazione, noi ancora dovevamo perdere la Serie B, capito? 14 agosto tanti già incominciavano, noi ancora giocavamo un campionato vecchio. Quindi le prime partite, tutti dicono abbiamo il Gubbio, la San Benedettese, la Fermana. No, signori, ci può stare. Poi, come hai detto benissimo tu, forse qualcosina in trasferta il Perugia ha pagato. Questo è chiaro, perché comunque ha delle carenze, poi possiamo analizzare. Ma noi i 5 punti buttati all'inizio del campionato, giocando in una situazione normale, al parità degli altri, non l'avevamo persi. Mi riferisco al pareggio con il Fano e alla sconfitta con il Cesena. Però queste sono state 3 settimane fondamentali. Ancora il Perugia doveva decidere, quello mi serve, Falzerano non mi serve, quello faceva le bizze e la squadra fatta in ritardo. Quindi quel ritardo, dovuto a quello che sappiamo, è stato
letale, perché poi durante il campionato ci sta che ci possono essere degli errori. La società non ha fatto niente per colmarli, questo è vero, ma poi colpevolizzare il portiere, l'allenatore e il giocatore, cioè io dico che a Perugia questo è figlio di una situazione che ormai va avanti da anni e che capisco anche i tifosi, che sicuramente ingoiano, te lo dice uno che è andato per 2 anni a Venezia a fare una gita, perché sapevamo tutti di andare a fare una gita a Venezia, non a giocarci le partite, quindi figurati, 14 agosto ancora, io non penso che non me lo scorderò mai da tifoso del Perugia, e quindi questa situazione schizofrenica Perugia è dovuta a questo, però io li capisco i tifosi, sono tifoso, quindi certo. Però il ritardo di inizio anno secondo me è stato fondamentale, perché poi non ti ha permesso più di sbagliare niente. È chiaro, poi diventa difficile però. Certo. Andrea, mi sembra che il pensiero, no, sul campionato del Perugia di Stefano è molto affine a quello che è il tuo, a quello che è un pochino della nostra redazione. Dicevamo della trasferta in casa della Virtus Verona, dove tante squadre avevano trovato delle numerose difficoltà, il Perugia è stato bravo a andare in vantaggio subito, a chiuderle quando c'è stato il momento di chiuderle, è stato anche, perché no, fortunato in alcuni episodi, però insomma dimostra che ogni volta che c'è un piccolo passo falso questa squadra riesce subito a riprendersi. Sì, no, la vittoria... Senti Andrea? Sì, io vi sento, voi mi sentite? Ok, c'è un po' di ritardo, vai. Bene, vabbè, tanto ormai ho dichiarato che sono nel triangolo delle Bermude, quindi fondamentalmente mi capirete, no? La vittoria di Verona è una vittoria importantissima, perché comunque diciamo che il Perugia la sua parte l'ha fatta, poi è anche capitata, diciamo, la fortuna di avere questa sconfitta del Padova che ha riaperto un po' i giochi. Io concordo molto di quello che, cioè, trovo molte affinità nei miei pensieri con quello che ha detto Stefano Mortini. Probabilmente non ci siamo sentiti, non ci sentiamo da tantissimo tempo. Penso che l'ultima volta che ci siamo incontrati è stata... Sento il ritorno di una musica, non so se dalla regia possono toglierla da... Sto sentendo una musica nei miei auricolari, ma... Comunque vai, Andrea. Dicevo che con Stefano è tanto che non ci vediamo, però spesso abbiamo parlato. Probabilmente anche loro come tifosi dopo tanti anni si sono resi conto di quello che è un po' la situazione di Perugia. Io penso che per come è partita questa squadra, per le condizioni in cui hanno lavorato, e mi riferisco anche a Caserta, io sono più che soddisfatto di vedere questa squadra 4 giornate alla fine che si lotta al primo posto. Cioè molti in questo periodo hanno sempre sottolineato che il Perugia è una grande squadra, a grandi giocatori. Io sinceramente questa, non perché voglia sminuire la qualità di certi giocatori, ma io questa grandissima squadra in grado di poter ammazzare un campionato non l'ho vista. Io sinceramente ho visto una buona squadra con delle buone individualità, l'ho sempre detto, i giocatori decisivi di questa squadra al massimo si contano sulle dita di una mano, il resto sono tutti buoni giocatori che non hanno mai vinto un campionato e che probabilmente le grandi esperienze la grande esperienza la devono fare a Perugia, quindi trovarci in questa condizione, cioè, ma per me è veramente una cosa importantissima, e io di questa situazione qui il merito più grande lo do a Fabio Caserta e al suo staff, che hanno fatto un lavoro incredibile, hanno fatto un lavoro veramente incredibile, cioè sono riusciti a ricreare una squadra a settembre fatta di tante individualità di cui molti giocatori non vedevano l'ora di andare via da qui, mi riferisco ai reduci della retrocessione, ma anche da quelli che tornavano ai prestiti. Chi era arrivato ai prestiti, chi era arrivato non erano giocatori, diciamo, in grado di avere quel carisma, anche quelle possibilità per fare la differenza. Cioè Caserta, ragazzi, ha fatto un lavoro eccezionale che probabilmente solo chi l'ha vissuto dal di dentro può rendersi conto. Poi è normale, Caserta perde a Padova, non vince con la Fermana, perde a Gubbio, un po' come succede a tutti gli allenatori, e viene criticato, ma cioè, quando questa piazza avrà veramente, farà il salto di qualità, perché noi possiamo dirlo, e penso che in questo Mortini non so se mi darà ragione, però negli ultimi anni Perugia non è più quella piazza che era 15-20 anni fa, anche da un punto di vista
di opinione da un punto di vista di pesantezza della piazza. È una piazza che negli ultimi anni si è assuefatta molto a quelli che sono stati gli andamenti, a quelli che sono stati anche, possiamo dire, le mode del momento, cioè nel senso l'atteggiamento che aveva la società anche nei confronti questo dei tifosi. Questo purtroppo i danni dei due fallimenti si vedono forse anche assolutamente a distanza di anni. Però mi fa piacere ascoltare, tu prima l'hai definito una voce illustre, io lo considero veramente un tifoso molto vicino al Perugia, uno che ha veramente il Perugia nel cuore, però anche una persona che ragiona, con cui ci si può parlare molto bene, e l'ho fatto anche nei precedenti anni, con Stefano Mortini, perché veramente ha detto delle cose che condivido. E ripeto, forse magari ad oggi, invece che avere il 40-50% di persone che la pensano come Mortini, ne avessimo il 60-70% in questa città, probabilmente le cose sarebbero cambiate. Cioè, ripeto, noi oggi se siamo qui a parlare della possibilità di arrivare primi, ragazzi, veramente io lo dico sulla base anche delle fonti che ho, delle notizie che raccolgo, ma il 99% lo dobbiamo a questo signore qui che si chiama Fabio Caserta, che stiamo vedendo in primo piano. L'immagine della gara. Questa è la mia, veramente modestissima. No, è perché c'è Massonaia, tanto ormai dice Caserta. No, ragazzi, questa è la verità. Cioè, potremmo raccogliere l'episodio di Cornacchini, cioè cuore bianco-rosso che alla fine della partita attorniato dalla dirigenza, quella è l'immagine secondo me che oggi è il Perugia Calcio, fuori dalla questione campo e stadio, campo e spogliatoio. Cioè, questa è la mia sensazione che ho da tempo, e io ripeto, poi un altro pregio, e qui chiudo, lascio la parola a Roberto, anche il fatto che questa squadra, pur nei momenti difficili che ne ha attraversati diversi, non ha mai mollato. Cioè, una squadra quello che ti dicevo prima. Cioè, non ha mai mollato, cioè, è reduce da delle difficoltà, vedi fermo, vedi, non ha mai mollato, è sempre tornata sul pezzo. Ma questo voglio dire, non credo che adesso che ci sarà da parte della società degli stimoli diversi, che ne so, dei premi o delle cose per farlo. Questo sta tutto nella capacità di un uomo, secondo me, che ha avuto la capacità, scusatemi la ripetizione, di farsi apprezzare in primis come uomo, cioè nella sua essere trasparente. E poi anche come allenatore. Qualcuno a volte mi dice, sai, il Perugia non gioca bene, ma in Serie C, ragazzi, cioè, bisogna riportare a casa i risultati, cioè, voglio dire, che dobbiamo fare? Ho visto, oramai ho visto anche qualche partita delle altre squadre, a trovare delle gare che definire belle è un po' difficile, però, per carità. Chiudo dicendo questo, che poi è un concetto che vorrò ribadire. Lo vedi la differenza, secondo me, tra una società che sa quello che vuole e una società che naviga a vista qual è? Lo vedi in questo momento. Io da quando sono almeno 5-6 settimane che vado dicendo che una società che ha un obiettivo e ha un, diciamo, una lungimiranza, avrebbe già dovuto rinnovare il contratto a Fabio Caserta. È vero che Caserta ha 2 anni di contratto, e allora dici, ma chi lo rinnova fa? Ma era un segnale, cioè tu devi dare un segnale, cioè hai trovato comunque un allenatore bravo con cui tu puoi costruire un percorso. Facciamo tutti i dovuti scongiuri peggiori che possano accadere. Tu non arrivi primo e vai ai playoff, è una lotteria, non li vinci. Tu il prossimo anno come riparti? Questa, cioè, è una domanda che mi sto cambi fatto. Cambi un'altra volta allenatore, cambi un'altra volta 20 giocatori, poi magari dici, ah no, quest'anno voglio essere... Cioè, Mortini mi perdonerà, io lo dico da giornalista, da Perugino. Cioè, la Ternana è un esempio da questo punto di vista, che negli anni, pur sbagliando, pur facendo degli errori, comunque è vero che quest'anno ha cambiato l'allenatore. Vedi, però vedi il bello del calcio, Andrea, vedi il bello del calcio, la pluralità delle idee. Adriano Pettinelli ti dice che secondo lui è il contrario. Vabbè, ma Adriano Pettinelli, io lo rispetto, una sua opinione, chiaramente io non ho la bacchetta magica sì, per sì, dire che Pettinelli ha sbagliato. Io dico che per quello che conosco io, per me Caserta ha fatto un grandissimo, cioè, secondo me il Perugia non è una squadra forte tanto da dire che poteva ammazzare questo campionato, perché io ti ripeto, tu adesso mi devi dire quali sono i giocatori che hanno le caratteristiche per vincere questo campionato, cioè che hanno un pedigree da giocatori vincenti in questo campionato. Chi c'è? Melchiorri, Burrai, e te ne nomino pochi, ci può essere Angella, Rossi. Però Rossi, sappiamo le difficoltà che ha avuto gli anni prima. Ma quando ti dico che si contano sulle dita di una mano, ma vogliamo paragonare la rosa del Perugia
soprattutto dopo il mercato di gennaio con altre squadre, vedi anche il Padova. Cioè, se il Padova avesse avuto Caserta come allenatore, cioè, secondo me il Padova aveva vinto. Ha preso il lago. No, no, sono perfettamente d'accordo con te. Poi è arrivato il commento di Leonardo che è a supporto delle tue tesi, insomma. Però il bello del calcio è anche questo, rispettiamo anche le opinioni diverse dalle ma nostre. Certo. Perché alla ma fine vedi, ma se noi continuiamo a prendersela con l'allenatore, noi continueremo così perché non siamo andati in Serie A l'anno in cui ci potevamo andare, la colpa era di Bucchi. Sì, poi sì, ma io sapete, ripeto, sono d'accordo con te. Cioè, il primo anno la colpa era di Camplone perché aveva perso lo spareggio col Pescara, quando Camplone andava di là e c'era già Azzori con la macchina che stava per venire a prendere il suo posto. Poi una volta la colpa, ma vogliamo parlare di Breda? Come è stato trattato Breda? Vogliamo parlare di uno come Nesta, che ha fatto un anno, poi è andato via. Cioè, ragazzi, ma se tanto a Perugia continuiamo a dare sempre delle attenuanti a questa proprietà, perché poi questo di quello si parla, e il problema non lo risolveremo mai. Cioè, nel senso, è così. Questa è la mia cosa. Cioè, uno come Caserta, secondo me, non dico che uno gli bisogna regalargli il miglior allenatore, il premio miglior allenatore d'Italia, però ha fatto secondo me il lavoro straordinario. Cioè, io sono convinto che se ogni tifoso avesse tempo di andare a intervistare un giocatore e di chiedergli l'opinione che ha di Caserta, probabilmente non dico che riceverebbero un plebiscito, ma avrebbero comunque dei pareri molto positivi, io penso, su un 70-80% di giocatori. Ma infatti nelle interviste dei giocatori emerge questa cosa, io penso che sono parole sincere, non così dichiarazioni diplomatiche messe là così. Roberto, non ti vogliamo far parlare questa sera, no, non è vero. Ti voglio chiedere un parere specifico sulla gara di Verona, nonostante i tanti infortuni, le tante defezioni, i giocatori che non erano al massimo, difesa rimaneggiata, il Perugia comunque sia da prova che anche in trasferta può fare vedere delle buone cose. Sembrava che fosse una partita insidiosa, invece la squadra ha reagito, direi, più che bene. È veramente un campionato assurdo, è un campionato che trova, per noi qualche volta ha trovato le maggiori difficoltà quando non, nessuno se le sarebbe aspettate. E invece questa di Verona, che era una partita che a me personalmente preoccupava, anche perché avevo un ricordo abbastanza nitido di come era andata l'andata a Perugia, è stata veramente una bella vittoria, una squadra che comunque ha giocato veramente una buonissima partita, con un piglio di chi voleva veramente ottenere il risultato, di chi voleva vincere, cosa che purtroppo invece non si è verificata in altre partite, nelle ultimissime che sono viste, che non sono state confortate dal risultato pieno. Devo dire che mi è dispiaciuto moltissimo sentire delle critiche nei confronti dell'allenatore per dei cambi sbagliati, quando ha gestito la rosa a disposizione, facendo giocare, ruotando tutti i calciatori senza lasciare mai nessuno fuori, che è una cosa che capita raramente, perché in genere quando si individua, diciamo così, la squadra titolare, è difficile lasciare comunque spazio anche ad altri calciatori. Hanno giocato tutti quanti parecchio, hanno giocato tutti quanti chiamati abbastanza bene, e sinceramente se ha sbagliato qualche cambio è possibile, perché anche l'allenatore deve avere l'opportunità di sbagliare durante l'arco di un campionato, ma ci dimentichiamo anche quando i cambi li ha azzeccati e ci ha fatto vincere le partite. E questa è una cosa che sinceramente non ha un grande senso, veramente, colpevolizzare ora l'allenatore quando siamo terzi in classifica e siamo veramente a ridosso delle prime posizioni. È un campionato comunque complesso, difficile, schizofrenico anche per i risultati che si vedono. Il Perugia ne è stato protagonista, specialmente in queste ultime partite. E non ci voglio pensare ai punti che abbiamo lasciato per strada, perché abbiamo lasciato per strada dei punti in terreni che probabilmente col senno del poi sarebbe stato difficile anche immaginarlo, che ci avremmo lasciato qualcosa su quei campi. Però in questo momento, calendario alla mano, e spero che ne parleremo, certo. Nicolò, voglio capire, insomma, quello che ci dice il torneo da qui alla fine.
perché questa mi sembra la cosa sicuramente più importante da capire, e sicuramente i conti l'avranno fatti anche all'interno dello spogliatoio, avranno guardato il calendario sarà sicuramente ben analizzato. Tanto anche se dicono no, li guardano, non è che... No, ma come non li guardano? Partita per partita sì, mi sta bene, però bisogna vedere anche gli altri, come anche il calendario, gli orari, le cose, cioè siamo veramente ad un calcolo, siamo di fronte ad un calcolo che deve essere un calcolo attentissimo, che deve valutare anche gli orari delle gare. E mi auguro che non ci siano anticipi o posticipi per usi televisivi da qui alla fine del campionato, ma augurerei che tutte le squadre potessero giocare, o quantomeno le squadre che sono impegnate ora per la vittoria finale, che fossero impiegate e impegnate tutte allo stesso orario, senza che ci fossero anticipi o posticipi per usi televisivi. Le ultime giornate sono allo stesso orario, comunque sia per tutti. Almeno quelle. Mi sembra una cosa buona e giusta. E comunque sì, anche perché non si deve dare la possibilità a chiacchiere o a illazioni o a motivi che non c'entrano niente con il calcio. Questo è quello che io mi auguro, insomma, da qui alla fine. Perugia mi è sembrato anche in ottima condizione fisica, perché non si conduce una partita come quella a Verona senza avere comunque una buona condizione atletica, buona condizione fisica e una buona condizione mentale. E niente, aspettiamo la prossima partita. Stefano, con te anche ancora qualche altra considerazione? Sì, voglio, vai. Voglio fare, sentendo, ringrazio Andrea per le belle parole che ha speso. Volevo fare due incisi importanti. Allora, in questo periodo ci sono state delle prese di posizione anche forte da parte degli ultras. Ci tengo a ribadire, non so se avete letto il nostro comunicato, Andrea lo sa, perché noi da tanti anni comunque avevamo incominciato a mettere, cioè voglio far capire che questa non è una trasmissione contro la società, o io vengo a parlare, io vengo a dire quelli che sono i fatti e quello che le prese di posizione che prendiamo noi come coordinamento di Perugia Club. Abbiamo fatto un comunicato non per rafforzare la posizione del mister, ma perché abbiamo messo in evidenza i soliti errori della società, un comunicato che è uscito 3 settimane fa, perché la piazza era in fermento e anche l'associazione doveva prendere una posizione, giustamente, anche se noi la nostra posizione è chiarissima da tempo. E quindi abbiamo fatto un comunicato dove si ribadiva la piena vicinanza e supporto a tutto lo staff tecnico, all'allenatore e ai giocatori, mettendo in evidenza per l'ennesima volta le pecche di questa società, perché quando c'era da dirgli bravo gliel'abbiamo detto, però gli errori che si ripetono costantemente negli anni hanno dimostrato che poi se una città critica questa società vuol dire che qualcosa di fondo c'è. Questo ci tenevo a ribadire la nostra posizione come associazione. E poi una cosa importante, voi avete tutti quanti messo in evidenza la bella prova di Verona. Io ci tengo a dire, e l'ho visto, mi dispiace che l'ho visto scritto poco e sentito poco, che il Perugia, allora, è mancata la punta, lo sappiamo tutti. E quindi questo oramai penso che è oggettivo. Però io vi dico una cosa, ragazzi, e poi magari ci si può anche riflettere, magari discutere. Al Perugia è mancata una persona quest'anno. Quella persona che a Verona nella prima mezz'ora ha vinto la partita, ha battuto un calcio d'angolo sulla testa, prima sulla parata di la punizione, la parata di Melchiorri, calcio d'angolo. Batte il calcio d'angolo, mette la palla sulla testa di Rosi. Prende la palla, la lancia 50 metri per Melchiorri col giocatore in movimento. Intanto la regia di Lorenzo Barlozzi ci fa vedere il vostro comunicato, sì, l'ultimo che avevamo pubblicato sul nostro... Era un momento particolare, i club lo chiedevano e siamo usciti, perché giustamente non bisogna mai nascondersi dietro, bisogna dircene le cose, perché o pochi o tanti che siamo bisogna dirle, insomma. Certo. Quindi volevo ribadire il fatto di Burrai, signori. Al Perugia è mancato Burrai veramente. Per quanto uno bene voglia a Moscati, a Van Baleghen, però purtroppo al Perugia, la sfortuna del Perugia è Burrai. Poi dice gioca e non gioca, perché da quello che ho sentito io, poi magari frequentando meno lo stadio, frequentando meno i posti, sì, però dice che si dovrà operare a fine stagione, quindi anche questo... Sì, sì, quindi vuol dire che ha dei problemi seri, non so, non so dove. Ha cercato di resistere fino all'ultimo per cercare di dare una mano.
Però il vero Burrai noi non l'abbiamo mai visto, perché se c'era Burrai in mezzo al campo con una squadra così, probabilmente tanti problemi non ce l'avevamo. Io spesse volte ho criticato i nostri calci piazzati, perché vi dico la verità, avendo giocato un calcio dalla prima categoria in giù, forse neanche io li battevo quei calci d'angolo, quei calci piazzati, vi giuro, qualche volta erano da Wisp. E quello che mi conferma questa cosa è vedere la prima mezz'ora di Verona, quando Burrai non ha vinto lui la partita, ma è stato determinante nei gol e nelle azioni principali del Perugia. Poi una partita, quando tu la metti sul 2-0, signori, una buona squadra come il Perugia, cambia tutto, perché se tu avevi fatto il secondo gol a Gubbio, avevi fatto il secondo gol, e dopo le partite hanno un'altra storia, no? Certo, certo. Perugia, oltre che il vero l'attaccante, che comunque noi avevamo solo Melchiorri, diciamocela tutta, Melchiorri 36enne, Melchiorri che non ha mai fatto tanti gol perché non ha l'instant killer. 34 comunque, non gliene diamo più già di quanti. Sì, no, 34, però comunque è un giocatore che ha sempre tribolato per finire la stagione sul piano fisico. A gennaio era talmente facile capire che lì bisognava intervenire, ma non con Vano. E noi che abbiamo fatto? Siamo andati a vedere, criticare il mercato del Padova, perché quando tu dici indichi la luna c'è chi guarda il dito. Padova ha fatto quello che doveva fare una società che ha capito che era in handicap, era in ritardo col Perugia. Ha preso chi gli serviva. Noi non l'abbiamo fatto. Anzi, ti dirò di più. Noi ci siamo messi sempre il solito sistema della società. Quale? Fuori Rosi perché il padel con la moglie. Poi la verità è che è andato dentro i spogliatoi, doveva andare a riprendere la squadra, secondo la società, perché era il capitano. Allora Rosi da una parte, Monaco non rinnovava, Monaco è sparito. Vi ricordate, Monaco non c'era all'inizio, il Perugia tribolava. È entrato Monaco, il Perugia a posto, quadrato. Non veder giocare Monaco in questa categoria e in questo girone, secondo me è da spararsi, da uccidersi. Monaco è fondamentale, però probabilmente Monaco non voleva rinnovare, allora Monaco non si sapeva, non c'era un comunicato, non si sapeva che cosa aveva fatto. Adesso torna Monaco, torna Rosi, ma non che Rosi sia fondamentale. Il problema è che Rosi può dare un cambio a Cancellotti, Rosi può dare un cambio se giochi con una difesa 3, e quindi tutti sono utili in questo Perugia. Però con il solito sistema, con il solito modo di gestire le cose, a un certo punto spariscono tutti. E non va bene. Questi sono gli errori che poi pesano su un campionato. Un ragazzo mi dice che il lancio di Falzerano, benissimo, forse ho sbagliato, ma i calci piazzati sono sicuramente... Vabbè, sì. Però sono dettagli, però per far capire come batte, volevo dire come gestisce la palla a mezzo al campo un centrale di ruolo vero contro uno che viene adattato. Quindi quello che voglio capire, gli errori fondamentali ancora di una società, e come diceva Andrea Sonaglia, quel che è successo con Cornacchini, dice ho preparato la partita facilmente perché me l'ha preparata il Perugia prima. Quindi, errori... E se uno vuol fare il dirigente, ancora il pane da mangiare ce n'è parecchio dietro. Quindi i soliti errori di una città. Quindi non è che noi stiamo incensando Caserta, ma ragazzi, allenare a Perugia in quella situazione, partiti dopo il 14 agosto, ci vogliono due spalle larghe così, eh. Quindi mettiamoci tutto sul carro e poi tiriamo una linea e diciamo, cacchio, e non mi ha preso i giocatori. E giocatori fuori a un certo punto, infortuni. Poi a un certo punto non ci dimentichiamo, partite sospese, abbiamo giocato ogni 3 giorni. Cioè, diventa durissima gestire un campionato così, durissima. Ci siamo, chiudo, e quindi da qui dobbiamo ripartire, senza andare a cercare, ma poteva Elia giocare tre quarti invece che esterno, ma poteva non entrare, no signori, non serve più. Serve guardare l'obiettivo, mirarlo, sangue agli occhi e sbranare tutto. Questo deve fare il Perugia. Fermo restando, secondo me, gli errori soliti, io dico sempre i soliti errori della società che ogni anno si cambiano le figure delle direttori, ma ritornano, classici, ritornano e quindi c'è niente da fare. Sì, cambiare tutto affinché nulla cambi, no? È un po' questo, no? Come si dice. Sono perfettamente d'accordo col tuo ultimo ragionamento. Andrea,
Vogliamo andare a dare lo sguardo un pochino anche agli avversari, perché è vero, il Perugia ha fatto delle grandi cose, però sostanzialmente è in mano al destino di questo campionato, al Padova e anche al Sudtirol, che in questo momento ci stanno avanti. Padova che, nonostante tutti i grandi acquisti, nonostante tutta la grande rosa, io ho visto la gara di Trieste che ha perso 1-0, continua a non esaltarmi il gioco del Padova, che vive comunque sia, secondo me, di grandi individualità, ma quando non arrivano queste grandi individualità fa fatica, secondo me, come a Trieste, che non è riuscita mai a pungere effettivamente. Beh, allora ascolta, credo che su questi argomenti abbiamo più volte discusso, ci siamo confrontati a volte anche con opinioni diverse, giungendo poi a fare una considerazione. Innanzitutto, se mi permetti, vorrei aprire una parentesi su quello che ha detto Stefano Mortini, che lui ha ben precisato che questa non è una trasmissione contro la società. Ha fatto benissimo Stefano a dire questo, perché questa è una trasmissione, questa che facciamo online su Facebook, quelle che facciamo abitualmente, quelle che abbiamo fatto da anni, quelle che io ho condotto per lungo tempo in Gala Sport, dove poi c'era Roberto, sei venuto anche tu, non erano trasmissioni contro, erano trasmissioni che volevano in un certo senso, non dico rivelare, ma dare una, diciamo, visione diversa, e i fatti purtroppo nel tempo ci hanno dato ragione. Cioè, oggi noi non vogliamo dire che è bravo Caserta per dire che non è bravo Santo Padre, cioè la realtà purtroppo non parla a favore della gestione sportiva di Massimiliano Santo Padre. Cioè, non è che siamo noi che vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo, cioè il mercato che a gennaio ha fatto il Perugia non è che lo critica Sport Perugia, cioè è un mercato che fondamentalmente da sin qui ha dato dei risultati non positivi, perché a meno che Vano nelle prossime 4 partite non farà 4 gol decisivi, e glielo auguro per la sua carriera e per le fortune del Perugia, a meno che Di Noia non sarà quel giocatore che fa cambiare il passo al centrocampo, cioè i giocatori che sono arrivati nel mercato di gennaio non hanno sostituito e non sono stati neanche in grado di mettere in difficoltà quelli che c'erano prima, quando invece tutti, più o meno esperti, anche se non abbiamo il patentino di direttori sportivi o abbiamo delle competenze tecniche, ritenevamo che il Perugia avesse bisogno di essere rinforzato. E qui vengo alla tua domanda, cioè il Padova secondo me paga dazio, questo ne parliamo spesso anche con Tedeschini, ne parliamo anche con te, secondo me, di un allenatore che salutiamo, Tedeschini, salutiamo Tedeschini, di un allenatore qual è Mandorlini, che ha sicuramente una carriera importante alle spalle, ma che probabilmente in questa fase vive secondo me una tensione anche sopra dimensionata rispetto a quella che potrebbe essere anche il suo ruolo, rispetto al fatto di dover vincere questo campionato, perché sì, lì Mandorlini ha le spalle al muro, perché la società Padova in estate, ma soprattutto a gennaio, ha fatto quanto una società doveva fare per puntare a vincere. È chiaro che Mandorlini adesso è in difficoltà e praticamente cerca di fare il pragmatico, perché probabilmente nelle sue corde non ha neanche questa grande, diciamo, capacità. Beh, è stato oggi sempre un po' così come allenatore, cioè, non è che è stato uno che faceva però, chissà quale gioco però, corale. Quello che ti dico, cioè la differenza tra il Perugia e il Padova è la società. Cioè, è inutile che ne parliamo, cioè è la società intesa non tanto come società, perché a Padova ci sono dei chissà quali ingegneri nucleari, a Perugia no, però è una società che ha fatto la sua parte, cioè al Padova società, un tifoso del Padova cosa può rimproverare? Sì, qualcuno leggo ci mancano appunto, ma hanno preso comunque giocatori. A gennaio c'è Chirico, che è stato un giocatore che al Padova nelle ultime settimane ha fatto la differenza. Era un giocatore che ha trattato anche il Perugia, ma che il Perugia non ha preso. Cioè la differenza tra il Perugia e il Padova, uno lo potrebbe vedere, se la raccontassimo anche nei suoi dettagli anche simpatici, nella trattativa per Biasci, che è un giocatore che è andato a Padova a fare la panchina, probabilmente se fosse venuto a Perugia avrebbe dato un'ulteriore mano a Caserta per avere delle alternative davanti. Cioè, ragazzi, io reputo veramente, lo ribadisco ancora una volta, quello che ha fatto il Perugia quest'anno, dopo una retrocessione drammatica, io Mortini giustamente
da buon tifoso, ma lo siamo tutti noi, non la dimenticherà mai. Io ho ancora negli occhi la squadra che batte i calci di rigore e il presidente va dentro i spogliatoi. Cioè, quella è l'immagine, penso, più brutta che abbiamo visto negli ultimi anni. E poi il resto è quello che abbiamo visto in questi mesi. Cioè, vogliamo parlare della compattezza dirigenziale? Vogliamo parlare, non lo so, dei giocatori Falserano che a un certo punto abbiamo scoperto essere la nostra arma in più e fino all'ultimo ora di mercato non sapevano se farlo giocare o no, perché se c'era una società che era interessata non andava in lista per giocare la partita. Lo stesso per Monaco, lo stesso è successo per Angella a settembre. Cioè, ragazzi, ma di che cosa parliamo? Dopo è facile per un tifoso, no, dire Caserta, se a Padova invece che essere andato lì a giocare per il pareggio avesse giocato la prima vittoria, oggi ci avevamo 3 punti in più. Ma quanti ce ne abbiamo in più grazie al sacrificio, diciamo, professionale, perché poi viene pagato, che ha fatto questo allenatore, che ha fatto il suo staff, ma io dico che hanno fatto anche i giocatori. Secondo me è una cosa, cioè, io oggi, se il Perugia è qui, ribadisco, è merito soprattutto della squadra e dell'allenatore. Chiaramente alla società gli va dato il merito di aver individuato in Caserta l'uomo giusto per ripartire, questo è indubbio, però perché se oggi siamo qui, questo gli va dato atto. Però nel contempo, questo è un allenatore, ragazzi, io, sai, quando uno va in televisione non è che può dire tutto, ma io vi inviterei, chi conosce, chi ha delle conoscenze, per capire e per avere un quadro di quello che accade dentro casa tua, ogni tanto ti devi anche fare un giro di quello che pensano gli altri. Cioè, l'opinione che c'è nel mondo del calcio a livello nazionale del Perugia società, guardate che non è tanto distante da quella che oggi hanno i tifosi, il centro di coordinamento, piuttosto che la curva o altri. Guardate che non è tanto difficile, non è tanto diversa. Ma ci sarà un motivo se poi alla fine tutte queste componenti sono arrivate ad avere questo tipo di considerazione. Poi torneremo in Serie B, ben venga, è ora, non ci dovevamo neanche essere in Lega Pro, ben venga, ma tanto se non cambia niente, se il prossimo anno torniamo in Serie B e magari arriviamo su all'estate, quest'anno playoff, Serie A, poi dopo, mercato l'ultimo giorno e se pieno giocatori di nome, ma se sono di nome sono infortunati o reduci da problemi, quelli bravini se si prendono in prestito, poi alla fine dell'anno bisogna dire, cioè, qual è il futuro di questa città da un punto di vista qua calcistico? Non c'è, ragazzi, questo è il problema. Quindi è inutile che alcuni tifosi si divertano a dare addosso all'allenatore o ai giocatori. Cioè, questi, come è successo per Camplone, per Bucchi, per Breda, per altri allenatori, questi sono dei professionisti che vengono qui, ti portano un contributo fondamentale. Ripeto, fondamentale. Io dico che l'immagine del Perugia società degli ultimi anni, compresi questo dove ci sono nuove figure dirigenziali, è raffigurata nel Giovanni Cornacchini attorniato da dal presidente del Perugia, dal direttore generale, dal direttore sportivo, che rivendica le cose, gli altri che stanno zitti lì che lo ascoltano. Cioè, quella per me è l'immagine. Poi dopo possiamo parlare di tutto, cioè che il Padova è più forte, che il Sud Tirol è più forte, che Caserta è stato un coglione, questo tutto quello possiamo dire. Però nella sostanza il Perugia, io stando 2 anni, mio malgrado, all'interno di una società professionistica, da direttori sportivi non di nome per quello che hanno fatto, ma di peso da un punto di vista professionale e umano, ho imparato 3 cose. Quando vinci servono 3 componenti. La più importante è la società, la seconda è l'allenatore, la terza è la squadra. Io dico che il Perugia, se stanno, riuscirà a vincere, me lo auguro, ha vinto senza una società. Quindi il paragone col Padova, se volevi chiedere questo. Noi comunque sia dobbiamo commentare questo campionato, al di là che possa avere un futuro calcistico o meno, però da un punto di vista progettuale, questo è chiaro. Ritengo che a volte il dialetto sintetizza benissimo il senso di un discorso, un concetto. Il Perugia ha sempre svolto comunque campagne armeggiate, perché a gennaio, nel momento in cui tu pensi
che ti stai giocando un campionato che ormai sanno tutti che la Serie C è un campionato di rimessa dal punto di vista economico. Se vuoi essere certo di vincere il campionato, dovevi fare uno sforzo economico per acquisire un paio di giocatori che sarebbero stati necessari per portare, insomma, il Perugia al primo posto in classifica. E questo non è stato fatto, perché qui a Perugia ormai sono anni che vige la politica dell'arma immediato, cioè giocatori che arrivano tutti quanti in scadenza di contratto, giocatori che arrivano senza comunque la volontà di andarli a prendere e di dargli comunque un valore e un significato all'interno della rosa, all'interno della squadra. Il Perugia ha sbagliato, perché nel momento in cui tu perdi Biasci, prendi Vano, cioè era una coppia che aveva funzionato bene la scorsa stagione, Perugia aveva pensato che fosse una coppia utile per le sorti del Perugia, invece che prendere prima Biasci per poi assicurarti Vano, cioè perdi Biasci, prendi Vano, vai su un altro obiettivo, fai un altro prendi un giocatore più funzionale, prendi un giocatore nel quale magari è necessario aprire il borsellino. È questo che voglio dire, cioè nel senso che se tu non credi comunque e non fai un sacrificio, non è possibile che possano sopraggiungere i risultati, perché comunque questo è il refrain di tutte le ultime stagioni. A me piace parlare calcio. Roberto, ho fatto il dirigente del calcio anche, e non c'è niente da fare, purtroppo, se non fai dei sacrifici e i risultati poi dopo come fanno? Ascolta Roberto, tu che sei stato dirigente di calcio e sicuramente avrai delle conoscenze anche a livello nazionale, ti invito a verificare se quanto io ho saputo è vero, perché io non ho la certezza che sia vero, quindi diciamo lo metto tra parentesi con tutto il beneficio del dubbio, quindi è una cosa, però sembrerebbe che quest'anno il Perugia ha comunque allestito la rosa usufruendo di un buon paracadute dalla B alla C, perché sembrerebbe che il paracadute dalla B alla C era un monte complessivo di 4 milioni di euro che si sono dovuti dividere tre squadre perché il Trapani è retrocesso, e che sostanzialmente questo monte, questo paracadute veniva poi diviso tra le restanti tre squadre anche sulla base dei precedenti campionati di Serie B. Quindi sembrerebbe che di questi 4 milioni il Perugia ne ha preso una buona fetta, poco più della metà o forse un po' più della metà. Più c'è stata una vendita abbastanza onerosa, che è stata quella di Gionberg, la vendita di Buonaiuto e qualche altra cessione che adesso mi sfugge. Cioè, quindi sostanzialmente il Perugia quest'anno ha fatto la stagione, così mi dicono, poi ripeto, potrei anche sbagliarmi, ha fatto la stagione con, diciamo, i soldi del paracadute e i soldi delle cessioni. Io dico, ma se questo fosse vero, ma a gennaio a investire anche magari 200.000 euro, 150.000 euro sullo stipendio. La stessa cifra alla quale pensavo io, la stessa cifra sullo, alla quale sullo pensavo io. Cioè, facciamo come quell'anno che eravamo con Bucchi, ci servivano attaccanti, abbiamo tirato il collo a Floccari, Floccari è andata alla spalla, la spalla è andata in Serie A. Per quanto secondo me un bravo ragazzo era arrivato, un buon giocatore come Forte, che poi non ci abbiamo puntato. Forte adesso. Ce l'aveva detto anche Tereschini, ma forte adesso. All'epoca era giovane. Cioè, io questo secondo me ha fatto vedere delle buone cose anche al tempo. Vabbè. Cioè, io ormai... Il mio dispiacere, e che concordo con quello che dice Roberto, e mi scuso se l'ho interrotto, è che indipendentemente da tutto, cioè, noi viviamo questi momenti del Perugia, queste annate del Perugia, ormai siamo abituati a vivere la giornata, invece il tifoso ha bisogno anche di avere prospettive, di sognare. Cioè, il Perugia non è un'azienda, come posso dire, un'esposizione. Il Perugia è un sentimento. Cioè, oggi tutti noi speriamo di andare in Serie B, però io sfido chiunque tifoso del Perugia a dire torniamo in Serie B o rimaneremo in Lega Pro, speriamo di no, ma anche tutto quanto. Ma non abbiamo certezza del domani, cioè l'unica forse certezza che ci abbiamo è il modus operandi. E poi quest'anno, lo dico, ci è andata bene sin qui, perché ad oggi l'unico della società che ha parlato poco Giannitti, qualcosa Comotto, e quando è uscito Comotto, purtroppo questo, vuoi le dichiarazioni dopo fermo, vuoi qualche intervista prima di Natale, non è che siano state delle dichiarazioni molto
ficcanti che hanno toccato un po' le corde dell'ambiente, ma ci siamo risparmiati tutto quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, che da un punto di vista giornalistico, per fare i titoli e tutto quanto, era eccezionale, ma la piazza, cioè, ne ha sofferto anche di queste cose. Per quest'anno ancora ce li siamo ci siamo salvati, però, cioè, capito, è un problema. Non so, Mortini è uscito, si vede che stiamo caricando troppo. Non lo so se è una questione di connessione, se la regia ce la può ripristinare il collegamento con Stefano, perché siamo anche verso un pochino la fine, abbiamo un'ora di chiacchierata. Allora io la domanda che volevo porre a Stefano, intanto la pongo a te Roberto, io qua sotto mi sono segnato il cammino, no, delle tre squadre che si contendono primo, secondo e terzo posto, quindi abbiamo il nostro Perugia che avrà prossimo impegno in casa con la, poi andrà fuori casa Ravenna, ultima in classifica attualmente, in casa il terribile, tra virgolette, terribile outsider Materica, e poi andrà a chiudere il campionato in casa della Feralpisalò. Padova che avrà Cubo in casa, Modena e Carpi fuori, e chiuderà con la Samb in casa, mentre sul Tirol avrà Virtus Verona in casa, Triestina fuori, in casa Cesena, e chiuderà a Pesaro. Ti chiedo un pochino, tu avrai già visto un pochino il cammino delle tre squadre, qual è più difficile, qual è un pochino più facile, qual è le tue valutazioni? Allora Nico, chiaramente dopo che sono stato convocato per questa sera ho voluto dare un'occhiata, diciamo così, al calendario, cosa hai studiato, che non avevo fatto. Hai studiato. Me lo hai rinfrescato, me lo hai rinfrescato. E il nostro calendario mi sembra leggermente più agevole rispetto a quello delle avversarie, per una serie di tanti motivi. Lo vedo un pochino più agevole, lo vedo il nostro, perché il doppio turno in trasferta Modena e Carpi sinceramente è un doppio turno che crea problemi, che potrebbe creare problemi a qualsiasi squadra, e anche il Sud Tirol comunque deve giocare, esclusa l'ultima partita, deve giocare le altre, che insomma non mi sembrano partite tanto semplici. È evidente che poi in questo momento bisogna fare i conti con le ambizioni, con le riconferme, con gli stati della classifica, che noi la guardiamo solo sopra, ma bisogna guardare anche la classifica sotto. Ci sono squadre che chiaramente non vogliono fare i play-out, ci sono squadre che vogliono salvarsi direttamente, ci sono allenatori che si giocano le riconferme, ci sono calciatori che ambiscono a qualcosa di più, anche dal punto di vista economico, le riconferme sono importanti, i prolungamenti di contratto, specialmente se sono biennali, e queste sono situazioni che chiaramente bisogna mettere sul piatto della bilancia e valutare. Stefano, intanto vedo che sei rientrato, abbiamo un pochino snocciolato quello che sono i cammini, no, delle tre squadre che si contendono il primo posto, li abbiamo visti, te immagino che li conoscerai già più o meno. Noi andiamo con il prossimo appuntamento in casa con la Triestina che insomma su Big Match si fa valere al di là di quella che è la classifica. Ti chiedo un pochino una tua opinione in chiusura su questo finale di campionato. Guarda, sono partite, la cosa più bella che ho sentito è quella che ha detto il mister, che lui ci crede e ci dobbiamo credere anche noi come tifosi, perché questo è l'obiettivo. Però qualsiasi cosa succeda, e noi dobbiamo provare a vincerle tutte e quattro, che si chiami Triestina o che si chiami Ravenna, noi dobbiamo solo pensare che se fra quattro giornate non ce l'abbiamo fatta, di fare il massimo possibile, ma poi dobbiamo concentrarci sui playoff, perché comunque anche da lì, cioè la Serie B deve arrivare. La Serie B deve arrivare, deve essere un obiettivo di tutti quanti. Magari, che ne so, per i playoff potremmo ritornare anche qualcuno allo stadio, bene. Però concentrarci che comunque vada, se non finiamo queste quattro partite non bastano. Dobbiamo pensare che ci sarà un dopo, e senza pensare ma se succede no, pensare che comunque dobbiamo arrivare in Serie B, o dritti
o da, come si dice, o, da una, o se non dalla scorciatoia, ma anche da, da un'altra strada. Però deve essere quello, perché poi adesso la squadra, o che giochi te o la Triestino, giochi il Ravenna, poi sapete come è il calcio, no? L'avete visto. Quindi, bene, cioè dobbiamo essere tutti allineati, coperti e carichi, perché comunque i ragazzi stanno dando tutto. Speriamo di recuperare più giocatori possibile, perché anche questo di infortunati è un bel cruccio, perché noi ce ne abbiamo sempre tantissimi, e quindi recuperare più giocatori possibile. Secondo te come mai ci abbiamo sempre questi, tutti questi infortunati? Però apro e chiudo una parentesi. Quando, forse stasera fuori lo spot troppo dal mister, lo volevo dire già da parecchio tempo una cosa del genere. Allora ho sentito tante critiche quando al mister ultimamente dice, ha fatto dei cambi o ha fatto delle sostituzioni oppure ha fatto giocare dei giocatori. Allora, dato che nel calcio non c'è mai la controprova e quindi è sempre facile parlare a posteriori, allora se fa turnover non va bene, se non fa turnover si dice ma giocano sempre quelli e quelli in panchina. Signori, pace col cervello, tranquilli, pensiamo a vincere 4 partite e poi concentrati sull'obiettivo. L'allenatore è bravo, i giocatori sono bravi e pensiamo a raggiungere una categoria che per noi è fondamentale e potrebbe anche, come si dice, togliersi qualche problema per il futuro, per quello che avete detto prima. Abbiamo capito perfettamente, Andrea. Qua torniamo comunque sia sempre anche sul tema di quel famoso piano B che avevi annunciato qualche settimana fa, e ti dico che l'ha anche ripetuto tale quale Marco Negri nella scorsa puntata che abbiamo avuto ospite. È stata una puntata davvero che ci ha regalato dei numeri interessanti, poi anche delle situazioni molto simpatiche con Marco Negri, davvero. Andrea, noi siamo arrivati alla fine perché avevamo un'ora di tempo. Vai. No, dico innanzitutto grazie per l'accostamento. Sonaia Negri, ma insomma, io quando Negri giocava ero un adolescente impazzito di quel Perugia, soprattutto di quello di Galeone. Eri bomber anche tu? No, io ero, mi chiamavano il Sinisa Mihajlovic di Montegrillo, quindi ero un esterno mancino. Quindi avevo solo il sinistro, però il sinistro era veramente di categoria, però solo quello. Però, fuori dal campo? Io intendevo fuori dal campo, bomber. No, diciamo sono stato un pochino più tranquillo io, assolutamente, di Negri. Non avevo quelle caratteristiche, insomma, per essere quel bomber. E, tornando al Perugia, adesso insomma ci sono queste 4 partite. È chiaro che diciamo molto siamo nella condizione, questo a me sinceramente dispiace sempre di doverci appellare un po' anche alle disgrazie degli altri, no? E forse questo un po' la se oggi siamo un po' più su di morale, più speranzosi verso il primo posto, perché il Padova ha inciampato, perché sennò se gli altri facessero un percorso netto probabilmente noi ci dovremmo accontentare addirittura del terzo posto. Quindi questa è la cosa che sinceramente un po' mi dispiace, perché quest'anno mi sarei aspettato che fossero gli altri a dover sperare nelle disgrazie del Perugia, non il Perugia in quelle degli altri. Però così è. Il Padova ha un calendario secondo me molto difficile. Il Padova per vincere, per arrivare prima, deve fare 10 punti. Probabilmente riuscirà a fare sue le gare casalinghe. Ho dei seri dubbi sul fatto che riuscirà a vincere almeno una delle trasferte tra Modena e Carpi. Probabilmente lo farà, però diciamo che dati alla mano sono 2 trasferte abbastanza insidiose, soprattutto quelle di Modena. Il Sud Tirol, come diceva Roberto, ha un calendario leggermente più agevole di quello del Padova, forse non tanto più agevole di quello del Perugia. Il Perugia con 12 punti sicuramente farà il suo, quindi diciamo lui fa il massimo che può fare, a partire già dalla partita con la Triestina di domenica. Triestina, che mi faceva notare Tedeschini, che è un po' diciamo veramente il tallone d'Achille delle grandi, perché ha vinto, oltre che aver vinto col Padova, aveva battuto il Perugia nella gara di andata, ha vinto anche con il Sud Tirol in quella d'andata, e guardate, guarda caso incontrerà Perugia, Padova e Sud Tirol, ha già incontrato il Padova, quindi affronterà il Perugia e Sud Tirol in questo finale, quindi un po' ago della bilancia la Triestina. È bello allo stesso tempo vivere questo finale di stagione. Sono molto d'accordo con Stefano Mortini ancora una volta che ci deve essere il piano B, cioè il piano B ci deve essere sempre comunque,
e spero che queste partite, magari giocate diciamo con un certo livello anche di agonistico, di attenzione, possano essere, nella ipotesi in cui non auspicabile il Perugia non c'entra al primo posto, anche un buon banco di prova, un ulteriore test per rodare il Perugia in vista di playoff. Perfetto, siamo arrivati alla fine della nostra bella chiacchierata. Ringrazio Andrea, il nostro direttore, grazie Roberto, grazie a Stefano che ha raccolto il nostro invito. La speranza è di ritrovarti anche più avanti nelle prossime puntate. Non so se vuoi pubblicizzare il trofeo miglior grifone del centro coordinamento, ti lascio anche questo spazio. No? Mi sembra... Sì, solo un secondo, intanto grazie, è stato... A me, dico la verità, non piace questo sistema delle videoconferenze, però in questo momento per dare la carica e per fare anche un qualcosina per Perugia... È l'unica cosa che possiamo fare. L'unica cosa, e quindi dobbiamo sforzarci. L'ho detto, oggi ci siamo messaggiati anche con l'allenatore, perché cioè, dobbiamo essere tutti convinti di questa cosa. Quindi cerchiamo di fare tutti quanti un nostro pezzettino di strada, se possiamo. Miglior grifone, come è brutto dirlo, perché comunque va avanti, ma senza la premiazione del calciatore, senza che il tifoso chiaramente c'ha il contatto. Sicuramente ci sarà il premio finale, e quello lo consegneremo come è stato consegnato a Vicario l'anno scorso, perché poi alla fine i giocatori ci tengono, sono sempre bei regali, ma comunque li mette sempre in una bella vetrina, spesso quindi ci tengono, a prescindere dal valore, ma comunque ci tengono. Quindi so che Verre ha preso il viaggio e Vicario è venuto a ritirare il suo bellissimo premio in gioielleria, e andiamo avanti. Adesso in testa c'è Melchiorri e tallonato da Elia, quindi è un bel finale di stagione. E poi il miglior grifone comunque è sempre molto veritiero su quello che succede in campo, quindi Melchiorri e Elia hanno dimostrato loro due di essere, chiaro, gli attaccanti vengono messi più in luce che i difensori, però sono loro i due che hanno trascinato il Perugia al terzo posto, questo è vero. In questo momento, chiaro, potete rivedere questa puntata sui nostri canali social, canale 13 del Digitale Terrestre, Rete Sole, con i nostri appuntamenti ormai fissi. Noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento quindi alla prossima settimana. Credo che questa settimana non ci sarà Sport Perugia TV nella redazione di Mano Alta, ma comunque sia, noi non vi abbandoniamo, sono sempre le nostre rubriche. Tornerà l'editoriale del direttore Andrea Sonaia, insomma, abbiamo davvero tanto da fare. Noi vi salutiamo, buona serata e forza Perugia, ciao! Arrivederci, ciao! Assist informatica, assistenza, software, sviluppo, integrazione, servizi, tecnologie, l'eccellenza umbra che ha conquistato l'Italia. Assist Informatica è anche Assist Group, una nuova realtà per confrontarsi con un mondo in continua evoluzione.